Spettatore forzato dell'ottava giornata di campionato, il Catania perde, come era prevedibile il primato in classifica, a vantaggio del Lecce, rivale numero uno nella corsa alla promozione diretta in serie B. Dopo la sconfitta al Massimino, l'avvento in panchina di Liverani, i Gelorossi Salentini hanno cambiato passo, inanellando al pari del Catania una striscia di cinque vittorie consecutive. Eccolo dunque l'avversario da cui gli Etnei dovranno guardarsi fino a maggio. La squadra di Liberani, che ricordiamo una partita in più, vanta oltre al migliore rendimento interno anche l'attacco più prolifico, ben 16 le reti realizzate, 10 dei quali messe a segno dalla coppia di Piazza Caturano. Il Catania invece ha la migliore difesa con appena due reti al passivo. Solo dopo la diciassettesima giornata, Rosso Azzurri e Salentini allineranno il loro cammino in campionato, ma mancano ancora quasi due mesi durante i quali il Catania, nonostante la partita in meno, dovrà tentare di riacciuffare. Magari Superare la squadra di Liberani. Il calendario, almeno nell'immediato, non sembra molto agevole per la squadra di Lucarelli che da qui alla fine del mese giocherà solo una volta al Massimino e due volte in trasferta. Ma c'è di più: le prossime due gare saranno due derby. Si comincia sabato prossimo al Desimone contro il Siracusa che ieri ha imposto il pari a domicilio al Monopoli, terza forza del girone C. Da oggi in casa a Catania la testa è tutta alla sfida del Desimone. Fare riattaccare la spina ai suoi dopo il turno di riposo potrebbe essere una delle difficoltà per Lucarelli e il suo staff nell'avvicinamento alla derby con la squadra di Bianco. Il tecnico livornese, grande motivatore, finora ha sempre saputo dare gli stimoli giusti ai suoi che si sono fatti trovare pronti quando chiamati in causa. Difficile recupero di Biaggianti che potrebbe tornare a disposizione contro la Sicula Leonzio. Al Simone il Catania non avrà, stando così le cose, tifosi al seguito per l'osservatorio sulle manifestazioni sportive, la gara è considerata ad alto rischio.